Perché le isole oceaniche variano in altezza e profondità? In questo video saranno spiegati i motivi geologici che determinano queste caratteristiche. Bentornati su GeoFanzine, le ragioni geologiche che determinano l'altezza e la profondità delle isole oceaniche sono molteplici e comprendono principalmente 1. Attività vulcanica. Le isole oceaniche spesso si formano da vulcani attivi che emergono dal fondo dell'oceano. L'accumulo di lava e materiali vulcanici nel corso del tempo può portare alla creazione di altezze impressionanti sopra il livello del mare. 2. Erosione costiera. L'erosione delle coste può ridurre l'altezza delle isole oceaniche nel corso del tempo, modellando le loro forme e riducendo la loro estensione terrestre. 3. Movimenti tettonici. I movimenti delle placche tettoniche possono sollevare o abbassare intere masse di terra, influenzando l'altezza delle isole oceaniche nel lungo periodo. 4. Struttura geologica sottomarina. Le isole oceaniche possono avere basi sottomarine che si estendono per chilometri sotto il livello del mare. Queste basi sono spesso formate da depositi di lava solidificata e altre rocce vulcaniche. 5. Posizione geografica. La posizione delle isole rispetto a hotspot vulcanici o aree di subduzione può influenzare la loro altezza e profondità. Con hotspot vulcanici che generano altezze significative e aree di subduzione che possono portare a una maggiore varietà di profondità a causa della formazione di fosse oceaniche vicine. Sei d'accordo con quanto affermato fino ad ora? Scrivilo in un commento. 6. Processi di erosione sottomarina. Oltre all'erosione costiera, i processi di erosione sottomarina influenzano anche la forma e la profondità delle isole oceaniche. Le correnti marine, i movimenti delle maree e l'azione degli organismi marini possono erodere le rocce sottomarine, creando fosse e canyon sottomarini che influenzano la profondità delle acque circostanti. 7. Deposizione di sedimenti. I depositi di sedimenti, come sabbia, fango e coralli, possono accumularsi sul fondo marino intorno alle isole, aumentando la loro estensione e influenzando la profondità delle acque costiere. Questi sedimenti possono provenire sia dalle stesse isole oceaniche, attraverso processi di erosione e trasporto, sia da altre fonti esterne come fiumi, onde e correnti marine. 8. Attività sismica e vulcanica. L'attività sismica e vulcanica può influenzare sia l'altezza che la profondità delle isole oceaniche. I terremoti possono sollevare o abbassare porzioni di terra, mentre le eruzioni vulcaniche possono aggiungere nuovi strati di materiale vulcanico sia sopra che sotto il livello del mare, modificando la topografia dell'isola e delle sue acque circostanti. Prima di svelare gli altri fattori che influenzano la profondità e l'altezza delle isole oceaniche, lascia un like e clicca sul pulsante iscriviti per supportare il canale, grazie. 9. Subsidenza e sollevamento isostatico. La subsidenza, ovvero l'affossamento della crosta terrestre, e il sollevamento isostatico. L'innalzamento delle masse terrestri dovuto all'equilibrio delle pressioni della crosta, sono fenomeni che possono influenzare l'altezza e la profondità delle isole oceaniche nel corso del tempo. Questi processi possono essere causati da vari fattori, come la deformazione della crosta terrestre dovuta al carico di ghiaccio durante le ere glaciali o alla rimozione di massa dalla crosta, come nel caso dell'erosione. 10. L'intrusione di magma sotto la superficie terrestre può sollevare porzioni di crosta, influenzando l'altezza delle isole oceaniche. Inoltre, le intrusioni sottomarine di magma possono creare nuove formazioni geologiche, modificando la morfologia del fondale marino, e di conseguenza, la profondità delle acque circostanti. 11. Eventi catastrofici. Eventi catastrofici come tsunami, eruzioni vulcaniche esplosive o impatti di asteroidi possono avere un effetto significativo sull'altezza e sulla profondità delle isole oceaniche in un breve lasso di tempo geologico. Questi eventi possono causare cambiamenti improvvisi nella topografia delle isole e nelle caratteristiche del fondale marino, influenzando direttamente la loro altezza e profondità. La variazione in altezza e profondità delle isole oceaniche è il risultato di una complessa interazione di processi geologici che si verificano su scala locale e globale, plasmando continuamente il paesaggio delle nostre terre e dei nostri oceani.